Cari fratelli e sorelle, il Calvario che abbiamo percorso insieme al Signore, la strada del Calvario, fa scendere nel cuore del Signore una notte che è fatta di tormenti, una notte che è fatta di lamenti, di rinnegamenti, di tradimenti, di beffe, di schiaffi, di sangue. È una notte che è segnata anche da tribunali iniqui e tribunali che condannano gli innocenti. È una notte che cala nel cuore di Gesù. È una notte che prova i chiodi. È una notte che si consuma nel cuore del Signore Gesù. Ma come in tutte le notti, lì su nel cielo non smettono di brillare le stelle, vi è una stella che continua a brillare. Nella stella polare, fa di questa notte così buia nel cuore del Signore una notte che diventa una notte d'amore, una notte dove ci sono i ricordi della madre, una notte dove ci sono donne che asciugano il volto insanguinato, è una notte dove c'è un cireneo che porta la croce. È una notte dove ci sono donne che piangono i loro figli. È una notte dove si apre il paradiso per il ladrone. È una notte dove sgorga il perdono per l'umanità. È una notte dove vengono versate sangue e acqua, segni dell'amore del Signore per noi. Ecco, allora, molto brevemente, e semplicemente con queste parole voglio dire a voi famiglie che ci avete seguito da casa, a voi qui presenti, a voi uomini e donne, giovani e vecchi, bambini, è vero, è la notte buia, ma è la notte dell'amore. Quella del Signore è la notte dell'amore, è la notte dove la vita ha vinto la morte e dove l'amore vince il mondo. Questo è il Calvario che ha seguito Gesù.